Benvenuti al primo appuntamento della stagione 2020-21 della Polinote Music Room qui a Pordenone. Oggi per l'occasione sarò io a intervistare il nostro attesissimo ospite, continuando così gli appuntamenti del salotto musicale in forma online. Il nostro ospite è atteso perché è stato un grande musicista, un grande batterista che ha suonato in tutta Europa in un momento molto fertile della musica, attorno agli anni 60, 70, 80. Siamo qui a casa sua e quindi non mi resta che presentare il nostro ospite. E chi è il nostro ospite? Nevio Basso. Eccomi qua. Eccolo qua, finalmente Eccomi siamo qua. insieme. Ciao Nevio, Ciao. come stai? Dai, Bene, bene, dai, direi ti bene. vedo in forma. Come Sì. hai passato questo periodo? Il periodo Periodo solito, solito, ok. Ma so che esatto. tu sei un appassionato di film, quindi sicuramente avrai visto Tanti film, tanti film. però in questo periodo meno un po', Meno, se ok. no. Va a periodi, te capi? Dei periodi ti piace più qualche film e dei periodi Oppure lettura, perché so che... come le letture. Questo Certo. periodo non ho voglia neanche di leggere. Guardo YouTube. YouTube, Lo ecco. so, perché ogni tanto mi mandi su WhatsApp i Sì, video, magari ne parliamo dopo. Senti, tu hai una storia fantastica, poi io sono legato a te perché essendo stato un tuo allievo di batteria ti conosco da tantissimi anni, quindi per me è anche veramente un bel piacere stare qui oggi con te. Ti viene da ridere, però anche a me viene da ridere perché siamo tutti e due un po' emozionati. Ma secondo me oggi sarà una bella serata. Senti, ti dicevo, tu hai suonato in tutta Europa, Sì, Europa, Nord Nord Europa Europa. e Europa. E tante storie me le hai raccontate a me, ma oggi le devi raccontare qui, davanti alle Ai telecamere. Ai batteristi, batteristi, ma non solo. ai neobatteristi, quelli che si avvicinano alla Certo. batteria o che stanno suonando Senti, ma partiamo un po' dalle all'origine. origini, giusto per inquadrare un po' quando hai cominciato a muovere i primi passi sullo strumento. Avrò avuto 13 anni, 13 anni. 6, 13, 4, massimo. La mia prima serata proprio col pubblico, e io l'ho segnata, era 7 luglio 1963, pensa, 7 luglio 1963, e suonavamo alla Primula San Quirino, era una sala da ballo lì, era una volta suonavi nelle sale da ballo, non Certo. c'erano i concerti come adesso. Quindi suonavi musica che poteva essere chiamata liscio in quegli anni o Da era un più da ballo ballo in ti generale? posso fare un titolo del brano, io mi ricordo i brani. Abbronzatissima Ah, di ok. Vianello, quando calienta il sol, le hit del momento, i successi di Certo. quegli anni, ti parlo dell'estate, io Ok, ma la prima volta che hai visto una batteria dove... l'ho vista a casa di un tipo. E lui che piaceva sì la batteria, però era più grande di me, avrà avuto 20 anni, però si è stufato e l'ha buttata in soffitta. Ok. Allora io con un altro mio amico siamo andati a vederla e io l'ho portata a casa e mio padre ha pagato questo tipo, il proprietario della batteria, gli ha dato 3.000 lire. Sento un 3.000 lire. 3.000 lire. Era il 61, 62 forse. Quindi è giovanissimo, Sì, esatto, cominci a sbattere, come si dice. io affascinato dalle percussioni, insomma, mi piaceva. Ma avevi avuto qualche sentore da bambino che avevi visto batteristi della zona? Più che altro la sagra del Casarsa, Chissà perché. perché i miei nonni erano di Casarsa, allora quando c'era la festa del vino, la Ah, fiera, ok, sì, si certo. andava, io andavo con i genitori, avevo 5 anni, a trovare i nonni. Quando rientravo dai nonni, di fronte alla stazione ferroviaria di Casarsa c'era una piattaforma per il ballo all'aperto e c'era l'orchestra che Certo. suonava. E io mi sono perso a ascoltare, mi affascinava il batterista.
i piatti, mi ricordo sempre i piatti, il piatto. Piatti rullante più che altro, non gli altri tamburi, non so, piatto, il tintinnio dei piatti mi piaceva. Ho capito, quindi da lì diciamo scatta un po' la scintilla, sì, no? Io avevo 5 anni lì, 5 anni, sì. Mi ricordo che poi appunto l'orchestra fa la pausa, sì. E io in pausa guardo, guardo in giro se trovo i genitori, non li trovo più, perché io, attratto dal sound dell'orchestra, ero fuggito al controllo dei genitori, mi ero perso, okay. Ero attratto dall'orchestra, certo. Dal suono. È andato un momento, poi quando hanno fatto pausa mi sono guardato attorno e non ho visto più i miei, mi sono messo a piangere. Allora il cantante mi ha preso, mi ha sollevato, mi ha messo sul palco e mi ha detto: chi ha perso un bimbo per microfono? E mia madre. No, ma ti ha trovato. E mio figlio, e mio figlio è andato. Però da lì mi ricordo che ero attratto in genere, sì, dal sound, più dal batterista, il Charleston, vedevo questo, no, okay, piede che azionava, e mi affascinava il suono dei piatti, certo, e del rullante. È partito un po' tutto, no, sì, in qualche modo. Sì, lì, secondo me. E quindi poi i tuoi genitori ti hanno appoggiato in qualche modo? Sì, non, sì, direi di sì, non mi hanno frenato, sì. Più che altro i parenti, forse, qualche parente. Che forse dopo ci racconterai. Mi si è messo di mezzo a, vabbè, dire, ma... a mio padre: ma tuo figlio cosa fa? Che mestiere vuol fare nella vita? Mio padre, no, perché qua bisogna poi imparare un mestiere. O andare a lavorare all'idraulico, in fabbrica, no? Elettricista, c'è la fabbrica. Cosa fa? Va in giro a suonare, batterista, certo, che cazzo. Sì. Poi negli anni 60 non era proprio dura, una cosa dura, ben vista il musicista, perché lavoravi di notte, chissà. Sì, poi qua il musicista era visto come me, che suona, appunto, uno che può suonare per hobby, certo, cioè hai il tuo lavoro, poi magari vai a suonare il sabato, qualcosa. Certo, non, certo, era visto come lavoro. In Emilia Romagna no, era rispettato, sì, l'artista. Cioè, la cultura, no, della, sì, musica da ballo. In Emilia Romagna sì, invece qua in Friuli era casa, chiesa, lavoro, casa, fine, chiesa. Fine. Fine, fine. Fine, e lavoro nel senso lavoro, pare picon. Certo, certo. Lavorava il lavoro, no, di fatica. Batteria, cioè, no, batteria. No, queste cose. Sì. Cosa fai, Nevio, con queste cose? Certo. E quindi lì cominci, cominci a suonare in provincia di Pordenone con delle orchestre. Sì, qua in zona, Cordenons, Pordenone, la storia, il Peoccio, un altro, la Sirenera, il Sagile, locali che adesso non esistono. Quindi più. Cominciavi la famosa vita notturna del musicista, perché sì, sì, alla fine poi... Diciamo che io sono sempre stato attratto dalla notte, no? Anche da piccolo. Certo. Il giorno, sì, beh, la mattina no, dimentichiamo. Però la notte ha il suo fascino. La notte ti apri di più con la gente, ti confidi, magari hai anche un bicchiere. Più, ma la notte a me è sempre piaciuta di più. Interessante, beh, ma sì, poi la tua vita è legata alla notte. Sì, beh, ho fatto il night. Esatto. Lì. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Sì, a un certo punto tu da qua hai qualche contatto per partire verso l'estero, no? Ma il contatto me l'ha dato, cioè, questo pianista Mario Celia suonava al Peoccio un dancing. E lì sono arrivati in due di Bassano del Gappa, che cercavano un batterista. E a questo Mario Celia gli hanno chiesto: conosce un batterista che non ha impegni di scuola, di lavoro, che è libero? Certo. E lui ha fatto il mio nome. Avevi quanti anni? 15, 16. E sei partito quindi? No. Allora... Questi qua sono venuti proprio qua a casa mia e mi hanno chiesto,
ma tu saresti disponibile a fare la stagione al mare tutte le sere? Okay. E ho detto sì, io non ho problemi. Bene, ma tu stai suonando in questi, ho una piccola band, questa sera suono a Fossalta di Porto Luaro. Sono venuti a sentirmi questi due qua, come certo. A Fossalta. E dopo un mese mi arriva una telefonata che hanno scelto me tra tanti batteristi che hanno sentito in giro. Abbiamo fatto giugno, luglio, agosto al mare, a Caule. Parlo dell'estate 64. Giugno, poi da lì, poi siamo andati in Germania. Ah, ok, lì comincia la tua avventura. Sì. All'estero alla fine, sì. No? Sì. Germania, poi Danimarca, poi Germania, poi siamo venuti in Italia, così. Senti, com'era quel tipo di vita? Perché tu in realtà, allora, tutti gli effetti facevi il musicista, cioè suonavi ogni giorno. Tutte le sere. Quindi com'era quel tipo di lavoro? Perché quello era un lavoro anche faticoso, immagino. Sì, più che altro... faticoso dal punto di vista di tutta la notte, certo. L'orario era in genere dalle 10 alle 4, calcola così. In certi locali c'era l'orario di quando cominciare, ma non di chiusura, okay. Perché nel night vai avanti fino a quando girano soldi, si suona. Quindi c'erano anche gli spettacoli, immagino, non solo la musica. Certo, c'era anche i famosi showtime, showtime, tempo dello show, che in certi locali durava anche 2-3 ore. A Bruxelles lo show cominciava a mezzanotte fino alle 3 di notte, 3 ore. E lì hai tutto, balletti, cantanti, spogliarelliste. E l'orchestra in quegli anni doveva accompagnare sta gente, perciò serviva musicisti che leggessero a prima vista, non, perché si provava al pomeriggio e alla sera. Sera suonavi, certo, sì. Certo. Sì. Non avevi giornate di prove, insomma, era sì. Il famoso mestiere che dovevi saperlo fare subito. Allora, io sono stato anche fortunato perché ero uno dei pochi batteristi che leggeva bene a prima vista, non facevo perdere tempo, ma è vero. Certo, certo. Al Casino di Cannes eravamo un'orchestra di 15 persone e c'era questo lavoro, dovevi accompagnare le attrazioni e lì devi leggere, se cominci a sbagliare una volta, due volte, boh, ma se sbagli sempre ti cacciano via, certo, chiamano certo. Un altro, però in quegli anni là appunto erano pochi batteristi che leggevano, a parte quelli della RAI, delle orchestre, i RAI, quelli. Ma nei locali così il batterista era quasi sempre orecchiante, non sì, ma le orchestre che sì, ho fatto io serviva batterista che leggesse a prima vista. Che non rompesse le palle, insomma, che nel senso sbagli, perché gli altri colleghi si scattano se sbagli, magari Lori fa giusto, ti te sbagli, tu sbagli, magari si nervosiscono e dico, allora, certo. Allora, dai, coraggio. Se no. Ma senti, ma quindi le serate che facevi, c'era la parte dei ballabili, la parte musica d'ascolto, l'intrattenimento, tutto. La parte dei lenti magari verso tutto. Tardi, dove suonavi le spazzole, tutto. A basso volume. Io mi ricordo di un direttore di un locale, Montreux, Casino di Montreux. Il direttore, cominciavamo alle 9:30 fine 4, diceva, questo direttore, a me non interessa cosa voi suoniate, ma dovete suonare qualsiasi cosa. Sempre. Dovete suonare anche, cosa diceva, suonate quel che volete. No? Certo. Non voglio sentire silenzio. Mi ricordo che diceva così. Non voglio sentire silenzio. Ecco perché io stempello un po' il piano. Perché a me piaceva il piano, non esisteva la pausa. Cioè,
sul palco deve sempre essere qualcuno che suonasse, minimo trio. Perciò il pianista, io andavo al piano, dalla batteria andavo al piano per dare il tempo al pianista di fumare una sigaretta e beversi una birra. Per esempio alla batteria andava il trombettista, che gli piaceva un po'. Io stimpellavo il piano, davo la pausa al pianista, tutto così, perché deve essere sempre musica. Certo. Non c'era la filodiffusione, lo stereo, non c'era. L'orchestra doveva riempire i momenti di vuoto dell'atmosfera, del night, deve essere sempre musica. Sempre pieno, certo. Allora lì suoni di tutto, alle 3 di notte cominciano le bosse nuove, i swinghetti, spazzole, perché c'era la direttrice del Casinò di Sanremo, direttrice artistica, che mi diceva: questa sera, batterista, questa sera abbiamo gente molto suscettibile. Mi raccomando, spazzole, spazzole, perché dava fastidio, no? Sentire suonare forte, la gente danarosa vuol mangiare, parlare, perché arrivi la musica, ma non deve soverchiare. Ogni giorno suonavi? Tutte le sere. Tutte le sere, tutto quindi l'anno. A parte quelle serate che magari ti prendevi 15 giorni, il capo orchestra diceva: ragazzi, prendiamo 15 giorni, ognuno va a casa sua, però quando ricominciavi, certo, l'impegno, certo, era. A un certo punto nella tua vita incontri Tullio d'Episcopo. Ah, è vero. Tullio d'Episcopo, Tullio. Dove lo incontri? Al Casinò di Sanremo. Bravo Tullio, cazzo di batterista, molto bravo. Ma perché l'hai incontrato là? Allora, al Casinò di Sanremo eravamo in due orchestre. Okay. Noi House Band, adesso dico, quella volta si chiamava Orchestra della Casa, eravamo fissi. Invece lui era con Augusto Martelli, che era il leader, un pianista di Canale 5, amante di Mina, arrangiatore, direttore d'orchestra, bravo pianista. E aveva ad Episcopo la batteria. Alternavamo un'ora e un'ora, un'ora e un'ora. Cioè l'orchestra di Martelli con d'Episcopo suonava un'ora, poi noi un'ora, avanti così. E lì sono diventato amico di Tullio, perché quando lui al pomeriggio è arrivato mi ha chiesto di provare se può suonare con la mia batteria, perché ho detto sì. Prova, vedi se ti va bene. Lui l'ha provata e lì ho capito subito che era un batterista coi controcazzi. Aveva già la stoffa, no? Parlo dell'estate 72. 72. Era il top. Quanti anni poteva avere lui? 26. 26 anni. Io avevo 25. Ah, ok. Perché lui è del 46, io sono del 47. E allora lui provava la mia batteria, una Ludwig. E cazzo, aveva un altro suono quando la suonava lui, cioè, ho visto, ho capito sto qua, ma sapevo chi era, cioè di certo, certo, era già conosciuto, fama, sì. Di fama. E lui mi fa, senti Nevio, ma tu di dove sei? Di Pordenone. Io ho fatto il militare a Pordenone, avevo un bel ricordo, e siamo diventati amici, perché appunto lui di Pordenone ha fatto il militare all'ottavo e lui conosceva musicisti pordenonesi, Simoni, Imelio, sia padre che figlio, e io li conoscevo e lui era entusiasta e niente. Da lì è nata un'amicizia che dura, sì, tuttora, insomma, tuttora, perché so che vi sentite, sì, so che tuttora. C'è stima reciproca ed è, sì, ed è una bella cosa tra colleghi. Sì. Ma poi là hai avuto anche tanti altri incontri, no? Con Cocchi Renato. Cocchi Renato, tutti. Tutto quel giro. Tutti. Del derby. Del derby di Milano, i cabarettisti d'estate si trasferivano al Casinò per fare i numeri. Allora, Cocchi Renato, Felice Andreasi, eccetera, eccetera.
diverse persone. Certo. Finché addirittura conosci Tony Renis. Tony Renis. Tony Renis. Grande personaggio. Noi per contratto dovevamo accompagnare gli eventuali artisti, no? E appunto certo. Tony Renis viene là, ha bisogno dell'orchestra e fa queste canzoni, allora ci spiega, poi io balbetto, sì. E anche lui balbettava. Allora, alle prove, al pomeriggio, io non so, scusi signor Renis, ma qua devo fare lo stop, devo fermare, balbettando perché ero intimidito. E lui che balbettava anche lui, ma batterista mi stai prendendo per il culo? Ma no, scusa, anch'io balbetto. Anche allora, tu, insomma, ride. È stata una cosa simpatica. Senti, un bel giorno si presenta un commendatore, vincitore di 3 premi Oscar. Sì. Chi era questo personaggio? Vittorio De Sica, che noi accompagnavamo il figlio Cristian, che è un cantante coi Contocoglioni, Cristian. Adesso va ben fare l'attore, però quando canta e balla. E questo De Sica Vittorio, il padre, è entrato, ha assistito alle prove, prove fatte bene perché con Cristian cantava Dio tutto ok. Andato un momento il padre si avvicina a noi e ci chiede a noi un parere sul figlio. Ci chiede, mi ricordo con le parole, ma cosa vi sembra a voi mio figlio? Come canta? Il capo orchestra gli ha detto, commendatore, canta benissimo. E lui si è messo a ridere. Questo uomo con una forte personalità, Vittorio De Sica, una personalità, io non spiccicavo parola perché a vederlo, cioè, e ti metteva a soggezione una forte personalità. De Sica. Poi durante, alla fine, cioè durante le prove, dirigeva il figlio come regista. Dava dei consigli magari, no? Come salutare il pubblico, come ringraziarlo, non girargli mai le spalle, sorridere sempre, cioè sorridere, cioè che spiegava come camminare sul palco, sì, non si vede. Beh, insomma, con un papà così chiaramente aveva. Cioè. Senti, poi da Sanremo ti sposti al Casinò di Cannes, giusto? O comunque. Sì. No, ma io avevo già fatto il Casinò di Cannes. Ah, ok, però c'è un'esperienza interessante, perché arrivano le gemelle. Quel figone là, bello. Quel figone, sì. Mamma mia, che bello. Quegli anni erano... Che belle che le gemelle. Il top. E quindi cosa succede? Noi abbiamo lavorato 3 giorni, 2 giorni più la prova generale per lo show. Ah, ok. Per lo show con le Kessler. Allora le Kessler sono arrivate alla prova generale, prima hanno mandato il loro pianista arrangiatore, provavamo dalle 3 di notte alle 7 la mattina, perché Cannes durante l'estate è un caldone che non puoi provare, muori al pomeriggio, non so. Allora si provava di notte, che era più fresco, riuscì. Bon. Arriva Steckes, la prova generale, cazzo. E io ero intimorito, un po' anche, poi 2 bellezze, 2 stangoni. Sì, perché erano già famosissime in quegli anni. E le faceva Studio 1 con l'orchestra della Rai di Canfora. Le aveva a quell'epoca 35 anni. Belle femmine. E niente, allora si prova una specie di funky, eh? Ma io suonavo anche giusto, però, e vedo che una delle due va dal pianista, dal loro pianista arrangiatore, e mi sbiglia qualcosa all'orecchio del pianista, l'orchestra è ferma. E vedo che il pianista guarda me, ah, porca miseria, dico. Ai ai ai, qua ce l'ha con me. E il pianista in effetti mi fa, scusa,
Dovresti essere più convinto nel tempo su quel brano, perché loro devono anche ballare, devono sentire bene il tempo, ma tu lo fai, però loro dicono che non c'è, no, Il volume, il non c'è suono, il groove, ok. il groove giusto. Allora io, allora, sì. Scusi, adesso riproviamo. Suona più convinto, più cattivo come. E lì insomma è andata. Andata Dai, bene. abbiamo riprovato il brano, una delle due gemelle ha detto ok, adesso riusciamo bene a ballare. Perché era una musica particolare, perché loro cantano, ballano, cioè. Durante lo stesso brano, te a diversi tempi, tre quarti, quattro quarti, metà, veloce, poi di nuovo lento, magari. E il battista si fa un culo così. Certo. Perché loro ballano, cantano, poi dal samba passi a un tre quarti lento, a una musica europea, così. Lo Certo. show durava un'ora e mezza. Quindi chiaramente sempre Sempre tutto da lei, tutto leggere. da lei, e guardare con l'occhio il pianista che lui si alzava e ci dirigeva poi, per i cambiamenti di tempo, da un po' puncia, 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 e tutti forti, per dire. Certo. Non è A facile. gesto, no? Come si dice, dovevi seguire, Esatto, sì. Certo. lui si alzava dal piano, mollava il pianoforte. Regardez-moi, guardateci, guardatemi, così. Sì, sono esperienze incredibili che al giorno d'oggi No, non c'è più. ormai Adel comanda il DJ. i DJ o le Basta, basi, il sì. batterista, soprattutto in un certo genere musicale, Sì, suona al 50% forse, eccetera. Invece in quegli anni là, giustamente, il batterista doveva avere un valore, aspetta che no? ti racconto un episodio, sempre a Cannes. Con l'orchestra, il famoso Tush, Esatto. no? Baba Tush! E il capo orchestra fa così col gesto, E devi chiude. chiudere. L'organista guardava le figlie, no? Non guardava il direttore, perché diceva sempre, regardez-moi, guardate! Allora, Baba! Niii, tu ti chiedessi se ti vi loro e lui perché guardava le gnocche, no? E già così che guardava, non guardava il capo Ma tu quell'altro. guardavi il caporchestra oppure in prima fila? Il No, guardavo il capo, no, caporchestra. perché sai, loro la batteria rulli, Doveva, certo. se non chiudi bene. Si sente se tu vai avanti. Al gesto devi essere bravo. Quell'altro guardava, magari se gli smettegava i dei sulla tastiera. Tadai! Il capo ha rischiato il posto, il pianista. È perché il capo orchestra una volta, due volte, ma e lo mando via, diceva. 1968, sei in Normandia. Al casinò di Deauville. E che succede una bella notte? Succede che io esco dopo il lavoro, verso le 3 di notte, ero con lo smoking, penso di sì, perché tanti anni fa. Vengo circondato da quattro giovinastri. Cosa succede? Cosa succedeva in quel periodo? Il casinò era circondato dalla polizia perché il direttore del casinò aveva chiesto la protezione della polizia perché dei giovani della sinistra francese venivano da Parigi a bruciare le macchine dei clienti del casinò,
andavo nel parcheggio del casino e gli dava fuoco alle Jaguar, alle Ferrari, alle BMW, alle Mercedes. Era frequentato certo. dai ricchi il casino. E allora c'era a Deauville tutto questo movimento dei contestatori, giovani di sinistra, contro i ricchi, no? E quando suonavi al casino, la divisa, dovevi avere lo smoking. E cioè, allora, che era composto da pantaloni neri, scarpe in vernice nera, calzini neri, giacca. E io esco dopo il lavoro alle 3 di notte dal casinò, mi avvio verso casa, verso l'alberghetto. 3 o 4 giovinasti mi circonda, tutti coi jeans, con le borchie, coi giacconi. E cominciano a spingermi, volevano menarmi, perché pensa che io ero un giocatore. Un ricco giocatore. E ho pensato tra me, questi qua mi menano adesso. E comincia a spingermi per provocarmi, no? provocare una reazione. E uno di loro, tutto si svolge in lingua francese, mi dice, oh, come sei bello col tuo smoking, tutto in lingua francese. E io faccio finta di non... Dico, non capisco in italiano, cosa dite? Allora, li ho come disorientati, questi ragazzi, allora mia età, 21 anni, 22. E uno di loro mi fa, ma... Non sei francese tu? No, non sono francese. Ma spagnolo? No, mi dico. Italiano sono. Ma allora il ragazzo mi fa, ma cosa ci fa? Cosa ci fai tu qui, ricco, italiano, è lontana l'Italia da Deauville in Normandia, sulla Manica. Ma Gorita, guarda che io sono qui al casinò. Io suono, io faccio il musicista, le musicie, sì, non so cosa volete da me. Allora li capiscono, ah, tu non sei un ricco giocatore, tu sei qui per lavorare. Dico, dite, sono qua, io ma non, sì, devo, suono con l'orchestra del casinò. In quel momento arriva la polizia che pattugliava il perimetro del casinò. La gippola della polizia vede questo capannello di gente, cioè io circondato, scende dal gippone e comincia a randellarmi. Con, due o tre scappano, uno lo prendono, lo caricano sul gippone, poi il comandante della gippola viene da me e mi chiede in francese, monsieur, ça va? E io gli dico, qui... Ça va. Comunque ça va. Ça va. Via. Cioè anche loro avevano frainteso, certo. I poliziotti, che dicono, sto qua, sarà... è circondato, lo stanno... Tutto un fraintendimento reciproco, ma di cose che in quegli anni là... Questo è il mio 68. 68. Molte amiche mie mi chiedono, ah, ma tu sei un 68ino. E mi chiedo, sì, però tu eri a suonare. Ma io ero la parte per far divertire i ricchi. Certo. Allora, però le mie amiche 68ine, ah, tu sei un 68ino. Sì. Facevi divertire i ricchi e le ricche. Infatti all'hotel Regina in Svizzera, che succede una bella sera? Ah, questa è stata forte. Questa è forte da raccontare. Questa è forte. E niente, c'era una donna ereditiera ricca, inglese. È andato un momento, vedo il direttore dell'albergo, albergo al 5 Stelle, sì, non l'alberghito di fronte alla stazione, perché non è che la stazione, albergo, sì, un albergo 5 Stelle. E allora, cazzo, succede che
e il direttore, vedo che mi sbiglia col capo orchestra. Il capo orchestra mi fa: Nevio, sì maestro, devi ballare. Ballare com'è? Devi ballare con quella tipa là. Cioè, com'è? Niente, questa ricca ereditiera, viziosa e anche capricciosa, siccome è una buona cliente, ha chiesto al direttore che voleva ballare col batterista. Con te basta. Sì, ha fatto due balli, due lenti. Due lenti, quindi l'orchestra ha suonato per te. Vada. E com'erano quelli dell'orchestra? Siamo ridati tutti i milioni. Tu eri contento e felice? Sì, perché io avrò avuto 22 anni, 23, lei avrà avuto 35-40 anni, ricca, una buona... Ma poi la cosa è finita lì o vi siete rivisti, lei ha cercato? Poi mi è venuto a Sanremo al casino. Ah, ok. Durante l'estate. Ma a parte questo episodio, cioè, lì ho avuto l'ordine dal capo di ballare, perché... Quindi da batterista sei diventato ballerino improvvisamente. No, ballerino, cliente. Ecco, cliente. Io mi sono messo a ballare due lenti, abbiamo fatto, stretti proprio, poi certo. Sentivo che lei stringeva, e io stringevo. Potevi quasi quasi fare tu delle richieste all'orchestra, sarebbe stato bello. Cioè, 22 anni... certo, era un mondo... Un mondo incredibile. No, e vedevo che i colleghi musicisti, insomma, per me. Guai. E per lei è uscito zitti, perché la cliente aveva chiesto così, e siccome era una buona cliente lei. Vabbè, no. Il direttore, bisogna che il batterista il balli, perché sto qua. Se la mi scampa come cliente. E sì. Quindi suonare anche per te, anche per Nevio. E allora, suonava tutte quelle bosse, sì, roba. Quei lentini, così. E sta qua c'era una donna ricca, capricciosa, certo. E così, che i volsi tutto e subito. Beh, immagino che ne hai viste di cotte e di crude, tutto insomma, da subito. Questo punto di vista, no, in giro. Poi è venuta al casino di Sanremo, sì. Però non ha voluto ballare con te quella sera? No, quella sera lì io mi ricordo che quando si ballava a Svizzera, all'Hotel Regina, mi ha chiesto: quest'estate dove sei? Ho detto: penso di essere a Sanremo, al casino, vengo a trovarti. Va bene, ti aspetto se hai voglia. Certo. Infatti a luglio è venuta. Ciao. Ah, salutata. Mamma. Lei o non lei? Ti aspetto, quando finisci di suonare, ti aspetto. Infatti, alle 3, lei era al tavolo e siamo andati a night. Certo. Fino alle 6 la mattina, imbriaghi tutti da un po'. Dai. Bei tempi. Bello. Senti, ma poi da là ti trasferisci a Roma, no? Sì, con un'altra orchestra. Sì, con un'altra orchestra, cambia orchestra, vai a Roma e anche là vivi un periodo molto interessante, no? Beh, sì. All'orchestra era di Roma, l'orchestra aveva il nome del capo orchestra, Veniero, che era un capo orchestra, cantante. E lui era di Roma e facevamo questo locale che si trova in via Veneto. Ok. Al capriccio e lì è arrivata la crisi. Esatto, la famosa crisi che Dio, possiamo... La febbre del sangue. Esatto, legato al film, no? Esatto, perché la moda cominciava le a discoteche. Cambiare tutto, sì. E allora questo capo che sta a dire: ragazzi, prossimi mesi siamo tutti disoccupati, perché Tony Manero è la moda partita da New York col film, tutto la disco era la disco music, no? Era, certo, volume, la cassa in quattro. Cassa in quattro, volume, DJ, torna a casa. Quindi in qualche modo tutti a casa.
sì. Quindi sei rientrato a Pordenone. Nell'80. Quindi quanti anni hai fatto in giro più o meno? 16 anni, dai. 16 anni che si concludono in che modo? Appunto a Roma questo capo orchestra dice che non ha più lavoro, era il 79, mi ricordo, 1979. E questo capo orchestra ci riunisce e ci dice che con l'avvento del DJ, con il disco music, a scarsi lavori, perché un padrone di un locale ingaggia un DJ, fa una spesa, un Certo. investimento sull'impianto stereo, l'orchestra costa, eravamo 7-8, costa avere un'orchestra, e invece il DJ non so, boh, Molto meno, hai molta più è resa e stata una cosa un po' di moda e un po' anche di risparmio di soldi, no? certo. Però era di moda perché John Travolta, cazzo, Un quel film. film. La febbre del sabato sera, che era Esatto. uscito nel 75, credo, in Nel America. 76 76 è uscito. Quindi comincia perché noi suonavamo un po' dei pezzi di sì, che è musica dei Bee Gees, no? Se non Night sbaglio. Fever, Stani Alive, Sì, stanno live. suonava. Però non aveva lo stesso sound, Certo. come loro in Sì, disco. con il disco, eccetera. La gente non dire, metteva il disco, la gente Sì. vedeva, cioè il disco è fatto in studio, tutto a posto, volumi, noi, Certo, quindi quel no, mondo cioè. lì in qualche modo. Era difficile competere con un DJ Certo. che metteva i dischi, quelli originali. Certo, anche perché c'era un disco contro un'orchestra che aveva costi, Adesso è spese. cambiata, l'orchestra ha dei buoni impianti, Certo, sì. voci, ma qui a Milano, quando io facevo la cassa in quattro, Avevo una casa. tu insomma, io la cassa da morto, tu, cioè, quando metteva il DJ, arrivava il DJ Barry White. Ciao. E noi c'era un Chiaro, non impiantino. potevi competere né col volume né Adesso no, ma con la ti moda. sto parlando di 40 anni fa. E certo, è Barry tutto. White era un altro che ci ha uccisi Certo, sì. quando cominciava I Love You Baby, a sta voce cavernosa. Poi sto sound che aveva ti uccideva Senti, proprio. ma di quel periodo lì hai qualche rimpianto? Perché lì suonavi veramente. No, rimpianto, No. no. Però è stata una vita intensa, immagino, no? Io sono un rimpianto dell'età, che ero giovane e avevo soldi in tasca. sì, immagino, sì. Soldi, età, giovane, spensierato, un po' una Certo. vita un po' così spensierata. Poi rientri a Pordenone e quindi in qualche modo devi ricrearti, no? Volevo smettere di Volevi suonare. smettere, perché comunque. Invece un bassista che purtroppo è morto, Claudio De Vellis, gli sarò sempre grato, mi ha detto: tu Nevia, non devi smettere, tu sai suonare, continua a cazzo suonare, non fare altro, ti improvvisi cosa, avevo già Sì, 40 anni. sì. Quasi 40, no, 35, cosa fai? E lui, lì ho cominciato a insegnare da Visconti, con i Medium, una band del Vaillant che avevano bisogno di un batterista, così con Certo. loro, con i Medium, l'insegnamento e avanti. Quindi tu hai continuato a suonare, tra l'altro. Lì. E poi appunto Visconti mi ha dato lavoro, c'era lavoro nel senso di insegnare Insegnare. perché cominciava la richiesta di insegnanti di Sì, batteria. sì, sì. Più i medium, quelli del Vaillant, cercavano un batterista, mi hanno preso e ho cominciato a suonare con loro e insegnare.
e vedevo qualche soldino a fine mese. Poi ho cominciato a suonare con Alberto Negroni, chitarrista jazz di Treviso, perciò suonavo con Negroni, con i medium, in insegnamento, e ho detto, beh, qua insomma arrivo a fine mese, certo, con i soldini. E allora e poi suonavi jazz anche in quel periodo, no? Anche il tuo grande amore. Beh, con Alberto Negroni si suonava. Jazz, poi con altri musicisti, sì, Armando, sì, Battistone, sì, Armando, e tanti altri. Celli, Gaspare Pasini, Beazzati, va bene che li ho tirati. Hai tirato su tanti musicisti. Sì, li chiamavi a suonare. Mattia, sì. Romano tutti, Todesco, certo. Romano Todesco, tutti i bocci. Certo, già. Certo. Però sentivo che io avevo delle qualità musicali, dei talenti. Certo. E piano piano, Glauco Venier, con Glauco. Glauco è grande, Glauco. Sì. Mi ricordo una volta, posso dirlo? Puoi dirlo, puoi dirlo. Con Erika Bacchia eravamo. Doveva essere Bruno al piano. Se non che mi telefono a Bruno Cesari alle 2 del pomeriggio e io stasera non posso. Telefono a Glauco. Glauco è libero. Ok, vengo io. Ha letto senza prove, senza niente, ha letto a prima vista tutto il repertorio della Enrica Bacchia. A me, cioè. Certo. Quei musicisti. Certo, che via. E leggeva subito, prima via, tutto. Senza rompere i coglioni. Tac, fatta la serata. Silenzio e suonare. Chiuso. Quello che si dovrebbe fare, no? Chiuso. Tra l'altro, non è una cosa tanto difficile da. Senti, ma poi appunto cominci a insegnare. Tra l'altro, io ero un tuo allievo molti anni fa. Mi ricordo che tu. Mi facevi studiare su metodi che sono ancora attuali, syncopation, gin krupa, tutte quelle cose lì, no? Che poi ho riscoperto un po' più da adulto che sono cose sì. Importantissime. Tu quelle cose lì dove le hai imparate, dove allora, le hai studiate? Il krupa io lo studiavo con il percussionista dell'orchestra classica di Sanremo. Sanremo il Casinò ha un'orchestra fissa classica, composta da 50 elementi, 60, archi, fiati, percussioni, e il percussionista qualche volta studiavo con lui e lui mi ha insegnato i paradiddle, i ruli doppi, i ruli a tre, così. Certo. Quando io avevo voglia di studiare, io. E invece il syncopation? Syncopation, un ex allievo mio che è andato in America, Christian Cassan, è tornato perché veniva ogni 3-4 anni giù e veniva sempre a trovarmi e mi ha portato Syncopation. Mi ha detto, vieni in America, si studia sì. Su questo. Che ancora adesso è la allora, famosa pagina 37. Spiegami, sì. Io dico, tu adesso mi insegni a me. E lui mi ha detto, guarda, questa roba si fa così che... Mi ricordo benissimo quando studiavo che avevi quelle cose ben chiare, sì, che insegnavi, sì, che sì. Ancora al giorno d'oggi io stesso che insegno sono fondamentali e vedo la didattica. Ma senti, il mondo della batteria è cambiato tantissimo, no, da quegli anni, sia certo. I rullanti, le pelli, ma anche il modo di suonare. Certo. Io so che tu smanetti su YouTube, vai a vedere un po' cos'è che ti piace e cos'è che non ti piace. Allora. I batteristi di oggi, moderni, tutti virtuosi, muscolosi, palestrati, strafighi, funambolici, sì, spaziali, non so chi mi ciappa tanto, in dialetto le sparo. Sono mica i batteristi quando c'ero, non piccare, ho 15 anni, Buddy Rich, Krupa, no, dopo. Ah, ok. Buddy Rich, Blake. Max Roach, Roy Haynes, Phyllis Jones. Phyllis Jones, Kenny Clarke. Shelly Man. Shelly Man, tutti quei. Joe Morello.
grande, a me piaceva, ecco, poi adesso te sa, mi piace Steve Gerko, l'Aiuta, Weckl, David Garibaldi, quei Mike Pornoy, quei Dream Theater, Sì, Dream Theater. sì, bravi e tu, però ecco. Senti, ma secondo te quali sono le doti che deve avere un batterista per essere un buon batterista? Il senso ritmico. È un ottimo batterista? Come ottimo Cioè batterista. che sia oltre, non solo il Allora, tempo. io consiglio di saper suonare di tutto, tutti gli stili. Bene, bene. No, saper conoscere gli stili. Per me è un ottimo batterista, uno che suona di tutto, che... Che in realtà la tua vita è stata Eh beh, fatta sì, su questa strada, no? sì, Adesso non c'è devi la suonare di tutto, possibilità. dal jazz al rock, al pop, al funk, al latino, suona di Certo, tutto. certo, certo. Senti, Ecco. siamo quasi alla fine. Vorrei presentare questo libro che è uscito, Sì. scritto da Manuela Caretta. Esatto. Il libro si chiama Triplo Touche o Triplo Touché a seconda. Questo è un libro interessantissimo perché qui c'è tutta la vita di Nevio Basso. Oggi abbiamo parlato raccontando un po' di aneddoti, un po' di storia, ma qui se volete approfondire il personaggio. Un batterista in giro per l'Europa tra gli anni 60 e 70, io aggiungerei anche 80, 90 perché poco ne ha da insegnare. Manuela Caretta, edito edizione, credo, Racconti. Che dire, Nevio? Grazie per la bella chiacchierata. Grazie a voi, È stato un piacere venire qui grazie a casa tua. Io vorrei ringraziare tutti i collaboratori della Polinote Music Room, partendo da Giulia Romanin, presidente della scuola. Giovanni Truant, che insieme a me, Luca Colussi, gestiamo la parte artistica, Davide Pettarini per la parte audio e video, che è qui con noi, per la cooperativa Claps, ed infine direi di ringraziare Nevio Basso. Ciao Nevio! a te. Ciao.